tracce di ATA per regolare, dunque perché la regione deve penalizzare il trasporto? Scende in campo l'azienda per chiedere alla regione un immediato dietrofront. Il settore edile alla stregua e i sindacati organizzano una manifestazione a livello regionale martedì a Biella. Al prefetto le richieste per sbloccare un mercato fermo. Dibattito aperto ieri sera all'incontro con i benzinai biellesi che si è tenuto nella sede di Confesercenti a Biella. Rassegnati dicono, aprono le pompe bianche e noi chiudiamo. Si sono svolti questo pomeriggio i funerali di Adriano Pella, un uomo che ha sempre saputo ripartire in ogni step della vita. Ora per lui un podio molto più alto. Sono stati gli impianti sportivi CEDAS Lancia ad ospitare il terzo Sport Day del Basso Biellese. Oltre 40 le associazioni sportive che ne hanno preso parte. Una cordiale buonasera, un benvenuto a tutti i nostri telespettatori per questa edizione del nostro telegiornale locale. Come annunciato dai titoli, apriamo parlando di ATAP. Infatti la provincia di Biella è ancora fortemente penalizzata dai tagli regionali sul trasporto pubblico. Proprio il presidente di ATAP, Massimo Guabello, espone la situazione ed ipotizza il ricorso al TAR. Marco Fulcheris. Con noi Massimo Guabello, terminata la conferenza stampa in ATAP, appunto Massimo Guabello, presidente di ATAP, una situazione difficile, dalla regione sono giunti appunto i tagli che verranno fatti su questa azienda di trasporto pubblico, mentre invece ci sono altre province, altre situazioni che continuano a fare la parte del leone come Torino, Novara, Cuneo. Sì. Da noi 1.500.000 euro in meno fanno la differenza, è sostanziale. Noi abbiamo un'azienda assolutamente sana che riesce a reggere tutti i costi, chiudiamo il bilancio in positivo da 15 anni, quindi siamo virtuosi, affrontiamo il costo, abbiamo un costo orario tra i più bassi della regione, un costo chilometro anche tra i più bassi, non vedo perché devono penalizzare noi. No? Anche perché il territorio ne soffrirebbe in modo, secondo me, violento. Vuol dire ridurre il trasferimento a 20 euro per abitante contro altre realtà che ne hanno 30, no? Non è accettabile. Noi siamo penalizzati quanto è penalizzata anche Alessandria ed altre realtà, e anche Vercelli tra 3 anni subirà un forte decremento di trasferimenti. Non è possibile. C'è un metodo che noi contestiamo, che la regione ha applicato, che premia alcune zone e invece sottrae risorse ad altre. Noi siamo un'area debole, no? È conclamato questo, non è perché lo dico io, è debole e quindi va sostenuta, ma noi siamo virtuosi ed efficienti perché c'è un personale che funziona, tutto il personale, tutta l'organizzazione, c'è un trasporto che va garantito agli studenti, a tutte quelle fasce che utilizzano il mezzo pubblico per recarsi al lavoro, per fare ciò che la vita richiede. Ed anche il consigliere regionale del PD, Wilmer Ronzani, in una nota inviata in redazione, si esprime a favore della scelta di ATAP. È condivisibile, scrive, la decisione dell'azienda pubblica dei trasporti di far ricorso al TAR per contestare i criteri sulla base dei quali la giunta di centrodestra ha suddiviso le risorse per le province e le aziende pubbliche di trasporto, penalizzando ulteriormente il biellese. E nasce dal rifiuto della giunta COT dell'assessore ai trasporti Bonino di procedere a un riequilibrio nella distribuzione delle risorse tra le varie province ed aziende di trasporto. E continuiamo a parlare di un settore in crisi, questa volta sono gli edili, la loro disperazione non è solo palpabile in tutto il territorio biellese ma anche in tutta la regione Piemonte. Ben il 45% delle case della provincia laniera sono in vendita e nessuno viene a comprarle. Un grido d'aiuto verrà lanciato venerdì durante una manifestazione in città per chiedere al governo centrale di sbloccare un mercato ormai stagnante da troppo tempo. Venerdì, a partire dalle 10, vi sarà una manifestazione regionale degli edili, lavoratori e imprenditori, organizzata da 3 sindacati nazionali, Filea CGIL, Filca CISL e FenialWIL, del settore edile. Più che una manifestazione, un vero e proprio grido di aiuto che coinvolge in questa crisi ben 43 settori del mondo del lavoro.
Le richieste del mondo edile verranno presentate al prefetto di Biella per chiedere di recapitarle al governo centrale. Sottolineiamo che a Biella vi sono il 45% di case in vendita e nessuna di queste viene comprata. Siamo in compagnia di Daniele Mason della CGL Settore Edile. Venerdì 31 maggio ci sarà una manifestazione a Biella proprio riguardo alla situazione edile, però non è una vera e propria manifestazione ma un vero e proprio grido d'aiuto. Perché? Esattamente, un grido d'aiuto perché il settore edile sta veramente affondando. Ormai questa crisi che ci colpisce dal 2008 ha veramente tartassato questo settore, che invece storicamente è sempre stato anticiclico rispetto alle crisi che c'erano nel nostro paese. Non essendoci lavoro, non essendoci appalti pubblici, essendo bloccati i fondi, non essendoci finanziamenti, il settore sta veramente andando a rotoli, è di fatto fermo. Tra le proposte che voi presenterete al prefetto, quali sono le più salienti? Sicuramente ci sono quelle che portano a una differenziazione, a una diversa concezione degli appalti. Dell'assegnazione degli appalti. Da sempre Fillea, Filca e Feneal nazionali sono per l'affidamento degli appalti non con la procedura del massimo ribasso ma con quella dell'offerta economicamente più vantaggiosa, perché questo abbiamo visto da studi, da ricerche, che alla fine, anche magari a fronte di un costo iniziale più alto, che non è detto che debba essere così, non è sempre così, però porta sicuramente a risultati migliori anche e soprattutto per i cittadini, che sono coloro che sono dietro poi agli enti appaltanti. Ma questa è solo una delle cose che chiediamo. Chiediamo un grande tavolo di crisi, cosiddetto tavolo di crisi, per affrontare appunto la situazione e per aprire subito piccoli e grandi cantieri nel nostro paese, in tutto il paese, partendo dallo sblocco del patto di stabilità, che non consente in questo momento a comuni, a enti virtuosi di poter eventualmente spendere quanto hanno in cassa. Biella presto sarà interessato da un importante progetto, il PISU. Che cosa chiedete voi del mondo dell'edilizia alle istituzioni? Non è che abbiamo molto da chiedere, perché tutto quanto è già normato a livello nazionale, vi sono delle leggi dello Stato che per quello che riguarda la concessione degli appalti. Certo che quello che noi abbiamo intenzione di chiedere al prefetto, per cui abbiamo già anche mandato una richiesta come federazione di categoria di incontro sul tema, è quello di proporre la sottoscrizione di un protocollo da utilizzarsi negli appalti pubblici, che consenta un maggior controllo delle imprese che verranno a lavorare sul territorio. Continuiamo a parlare di lavoro, rassegnati ma decisi a trovare delle soluzioni per superare l'attuale situazione che può essere definita drammatica. Ieri sera i benzinai biellesi si sono riuniti per esaminare ancora una volta le vie di uscita dopo l'apertura delle stazioni low cost. Il nostro inviato Lorenzo Tivelli. Si è tornato a parlare della situazione dei benzinai biellesi dopo l'entrata nel mercato dei carburanti di Enercoop e delle altre stazioni a prezzi ribassati. Una condizione che si sta esasperando dopo che da metà marzo il mercato dei petroli nella provincia Laniera ha conosciuto una vera e propria rivoluzione. A suon di variazioni giornaliere di listino, i due concorrenti di Enercoop, TE e Kuwait Easy, hanno innescato una guerra al ribasso giocando sui millesimi. Durante la discussione di ieri sera è emerso come Biella possa essere l'embrione di un cambiamento a livello nazionale di quella che è l'attuale rete distributiva. In questo quadro la figura del benzinaio classico è messa a dura prova e sembra destinata a sparire, soppiantata da impianti totalmente automatizzati e senza bisogno di personale, capaci di erogare migliaia di litri di benzina generando guadagni superiori per le compagnie petrolifere. A questo disegno i benzinai aderenti a Confesercenti alla FAIB, la Federazione Autonoma Italiana Benzinai, non ci stanno e chiedono tutele e rispetto per la loro figura professionale e soprattutto per la loro condizione economica, mai così a rischio.
Nettis, presidente regionale della FAIB, prova a ventilare azioni di protezionismo e pressione verso chi rilascia le autorizzazioni per l'apertura delle nuove stazioni di servizio low cost. Infatti sembra che nei prossimi anni in Piemonte la rete Enercoop possa crescere aprendo 11 nuovi distributori e non saranno da meno i diretti concorrenti, trasformando i classici benzinai in stazioni automatizzate low cost. Questo sta già avvenendo a Biella, dove una dopo l'altra le vecchie stazioni verranno chiuse o adeguate al nuovo prezzo deciso dalle regole del mercato del piccolo principato laniero dei carburanti. E altre note dolenti arrivano dal mondo della finanza, infatti l'agenzia di rating Moody's ha declassato il rating di 4 regioni italiane, tra cui il nostro Piemonte. Secondo Moody's, la retrocessione delle 4 regioni italiane riflette i crescenti timori sulla loro posizione finanziaria. I tagli alle risorse dovute all'austerity stanno mettendo sotto pressione i bilanci delle regioni, traducendosi in una rigidità fiscale. Le pressioni di liquidità in atto hanno contribuito all'accumulo di debiti commerciali, afferma Moody's, sottolineando che Piemonte dovrà probabilmente risanare ulteriormente i propri conti, anche con una razionalizzazione delle spese e un aumento delle tasse. E a tal proposito arrivò un commento da parte dell'assessore al bilancio della Regione Piemonte, Gilberto Pichetto. Era una decisione che ci attendevamo e che non ci lascia affatto sorpresi, ma che ovviamente non può tenere ancora conto dell'operazione di risanamento appena avviata. Il giudizio è condizionato dal progresso e sotto questo profilo era quasi scontato. Sta a noi continuare a lavorare per riconquistare credibilità e fiducia. I nostri piani di rientro su sanità e trasporti non hanno avuto ancora il tempo materiale di poter produrre effetti sotto il profilo contabile. C'è solo da attendere i prossimi mesi affinché ciò possa avvenire. E come voi sapete, questi giorni per la nostra redazione sono stati particolarmente amari e difficili. Infatti abbiamo perso il nostro collaboratore amico Adriano Pella. Oggi si sono svolti i suoi funerali e la chiesa era veramente gremita di amici. Familiari, amici, sportivi, era gremita oggi pomeriggio a Valdengo la chiesa parrocchiale per porgere l'ultimo saluto ad Adriano Pella, deceduto a causa di un male che non ha voluto lasciargli scampo, nonostante la sua voglia di lottare fino all'ultimo. Il silenzio ha accompagnato la bara avvolta da rose gialle, deposta davanti all'altare, e solo le parole di Don Luigi Bellotti hanno cercato di porgere un sollievo al dolore dei familiari e degli amici. Adriano ha iniziato più volte il suo percorso di vita, prima il ciclismo, poi la passione per la telecamera, poi l'impegno verso il comune di Valdengo ed ancora la sua dedizione ai giovani atleti sportivi. Una corsa a tappe la sua vita fino all'ultima, una tappa tutta in salita che ha trovato in alto il suo ultimo traguardo. Sarà un esempio di passione, di serietà, di correttezza, sarà un modo per chi da lui ha preso esempio per aiutare noi a continuare a ricordarci di lui, a farlo vivere ancora nella nostra mente, nella nostra vita, nella storia della nostra comunità civile ed ecclesiale, dove la sua presenza è sempre stata vivace e positiva. Commozione anche per le parole di chi ha vissuto accanto a lui la passione per il ciclismo. Da corridore tiravi il gruppo e staccavi tutti. Da direttore sportivo spronavi i tuoi corridori. Eri sempre all'attacco. Caro Adriano, anche questa volta sei andato in fuga. Tutti ti raggiungeremo sul podio del cielo e insieme continueremo la nostra gara. Ciao Adriano. Da noi tutti, di Rete Biella e Telebiella, un abbraccio. Non ti dimenticheremo mai. E ora una notizia di cronaca: una donna di 30 anni di occhiepo inferiore è stata denunciata per furto aggravato dai carabinieri di Biella. La donna, senza precedenti penali, ha rubato degli abiti da un negozio di un noto centro commerciale della città per un valore di 100 euro. Bloccate dalle forze dell'ordine, i vestiti sono stati restituiti ai legittimi proprietari. E parliamo del maltempo, infatti la primavera sembra proprio non voler apparire in questo 2013 che si presenta particolarmente piovoso. E ieri ancora la neve ha rifatto la sua comparsa d'Europa, solo una spolverata ma sufficiente a far abbassare ulteriormente le già basse temperature. 6 gradi in pianura questa mattina.
A marzo, evidenzia Don Cuffolo dell'Osservatorio Meteo di Europa, si è registrata la temperatura massima più bassa dal 1986, mentre ad aprile le precipitazioni sono state il doppio della media rispetto agli anni precedenti. E sempre secondo gli studi dell'Osservatorio di Europa, la neve dopo il 25 maggio mancava dal santuario addirittura dal 1991, oltre 20 anni fa. E parliamo sempre di montagne, insomma, 14ª edizione di Transumanza, un'iniziativa per far rivivere vecchie tradizioni così lontane dalla frenetica vita di oggi. Ore e ore di cammino dalla pianura agli alpeggi, la transumanza è una migrazione di bestie ma anche di persone che abbandonano le zone basse per trasferirsi negli alpeggi, dove l'erba, dopo il lungo inverno, ricresce fresca e piena di profumi. Il termine transumanza deriva dal latino e significa transitare sul suolo, metro dopo metro, guadagnando in primavera i verdeggianti pascoli alpini e in autunno le cascine di pianura, piene di fieno raccolto durante l'estate. Suoni e tempi non comuni alla vita di oggi, che rivivono in alcuni ragazzi che non vogliono vedere perse queste tradizioni. È anche per questo motivo che per la 14ª edizione è stato organizzato Transumando 2013, una giornata per rivivere e riassaporare la bellezza del tempo passato. Così 200 capi provenienti dalla baraggia biellese del signor Walter Croso sono arrivati fino all'Alpe Moncerchio per poi dirigersi verso l'Alpe Campelli. Un cammino complessivo di ben 16 ore, documentato in queste belle immagini riprese da Gian Antonio Cadore. Non ci sono altre parole da aggiungere, lasciamo che i suoni e le immagini si raccontino. E mancano pochi giorni alla chiusura delle scuole e già si parla di centri estivi. Ad aggiudicarsi il servizio del Comune di Biella per l'estate 2013 è stata la cooperativa La Famiglia. Si comincia il 17 giugno per le elementari e il 1 luglio per le materne. Il termine sarà per tutti il 26 luglio. 230 saranno i ragazzi che potranno accedere al servizio, che all'amministrazione comunale di Biella costerà 140.000 euro per la mensa, l'organizzazione delle gite, la pulizia dei locali, assicurazione e trasporti. Il resto sarà a carico dei genitori. Ovvero per giugno e luglio i bambini delle elementari residenti a Biella pagheranno 310 euro, i non residenti 450. Per luglio gli iscritti alle materne residenti pagheranno 224, che saliranno a 296 per i non residenti. E parliamo di sport, sono stati gli impianti sportivi della CEDA Slancia a ospitare il terzo Sport Day del Basso Biellese. Oltre 40 sono state le associazioni sportive che ne hanno preso parte. Ci troviamo presso il gruppo sportivo CEDA Slancia di Verone, dove anche quest'anno è avvenuto Sport Day. Quest'anno si tratta del terzo Sport Day organizzato dai 6 comuni del nostro territorio, Cerione, Verone, Sandigliano, Benna, Massazza e Candelo. Quest'anno capofila organizzatore è stato il comune di Cerione, che con la Proloco ha organizzato anche il pranzo conviviale del mezzogiorno insieme a tutte le associazioni presenti che hanno collaborato per questo evento, un evento in collaborazione anche col CONI e con i centri sportivi aziendali industriali della XAIN. Dopo l'inaugurazione avvenuta di mattino con le autorità locali, i ragazzi dello Special Olympic hanno acceso il braciere di inizio delle Olimpiadi e poi si è proceduto a iniziare tutte le attività sportive che hanno visto partecipare molti giovani e molte persone dalla mattina fino alla sera, dal calcio al rugby, alle bocce, alle freccette, al tiro al piattello, le macchinine radiocomandate e tante altre attività che si sono viste in pratica questa mattina. Quindi le autorità hanno confermato che anche nei prossimi anni questa organizzazione verrà avviata sempre col CEDA Slancia, che si è detto molto ospitale anche per i prossimi anni a venire, con il suo presidente Luca Conciaiocco che ha aperto le porte anche a tutte le istituzioni del territorio.
uno speciale sull'argomento andrà in onda al termine del nostro telegiornale. E per quanto mi riguarda è tutto, io vi ricordo alle 21 di non perdervi l'appuntamento con Primo Piano, infatti ci sarà un ospite molto dolce. Io vi ringrazio per la cortese attenzione e auguro a tutti una buona e piacevole serata.